Sì, grazie Eccellenza. Credo che qualche considerazione in quest'Aula rispetto a quanto si sta emergendo in questi giorni sui giornali, soprattutto riferito al tema di rinvio a giudizio e inchieste, credo che vada posto. È chiaro che quest'Aula deve fare considerazione di carattere politico e soprattutto adesso che il Tribunale credo che abbia ripreso a funzionare in maniera anche celere rispetto a certe questioni, noi non dobbiamo assolutamente interferire, anzi noi però chiaramente qualche considerazione va fatta, perché credo che il periodo 2016-2019 ormai sia diventato un periodo, mi viene da dire, sfortunato, perché è stato ormai caratterizzato, tutti i fatti di cronaca sono ormai riconducibili a quel periodo lì, quindi credo che adesso punto SM, diciamo così, sono stati proprio sfortunati a incappare proprio casualmente in tutti i casi di cronaca. Credo che ormai sia insomma una cosa ormai abbastanza evidente che abbiamo un giudice, il giudice Buriani, che è stato raggiunto in questi giorni da, penso, il settimo o l'ottavo rinvio a giudizio, quindi questo è un dato di fatto. Mi auguro insomma che la giustizia celermente faccia chiarezza rispetto alla sua posizione di giudice. Però vorrei porre l'attenzione soprattutto a quello che forse è stata la notizia più eclatante in questi giorni, ovvero la comunicazione che risultano indagati di fatto gli amministratori della Public Netco. E credo che su questa questione in quest'Aula se ne sia già parlato abbastanza negli anni precedenti, ma che qualcosa bisogna dire. E credo che quello che diceva il consigliere Moratori, ovvero che questa maggioranza, questo governo ha avuto fin da subito la volontà di sabotare il progetto, assolutamente no, assolutamente no. Anzi, noi come rete questo progetto, quando è arrivato in consiglio nel fine anni 2018, l'abbiamo condiviso, credevamo che questa Netco potesse essere veramente una soluzione, veniva proposta come con motivazioni valide. Insomma, ho trovato anche grande condivisione, perché di fatto toglieva la responsabilità diretta all'AS e apriva il mercato a tutta una pluralità di operatori. Quindi noi l'abbiamo avvallato questo progetto. Il problema è che poi, che appena è stata approvata questa legge, poi come è stata applicata, come sempre spesso succede. E fin da subito abbiamo avuto modo di vedere dagli atti prodotti che questa nuova società di fatto era più che altro un buco nero creata per bypassare i controlli e le regole della pubblica amministrazione. E appena insediato il CDA, e qui insomma anche l'ordinanza che leggo sui giornali va proprio a battere su questo, appena insediato il CDA, dopo neppure due giorni dall'insediamento, era dicembre 2018 se non ricordo male, questo CDA fa un ordine da 12 milioni di euro. Ecco, al che noi abbiamo cominciato a pensare, ma scusate, si sono insediati adesso, hanno avuto modo di verificare se le proposte erano congrue, cioè qui abbiamo pensato subito che probabilmente era più importante fare quell'acquisto che portare avanti il progetto. Di fatto, il processo, poi dopo ci siamo informati, si diceva già allora che il progetto esecutivo non aveva neanche ancora le concessioni delle frequenze, nessuno aveva avuto accesso alla documentazione, non c'era stata un'analisi dei costi. E tutto questo viene evidenziato dall'indagine che viene condotta in questi giorni. Io mi meraviglio che ancora qualcuno in quest'Aula pensi che noi abbiamo voluto sabotare un progetto. Qui il problema è che questo progetto
ha navigato nel torbido fin da subito ed oggi sappiamo che è attenzionato, gli amministratori, soprattutto chi ha compiuto questi atti, è attenzionato dalla magistratura per amministrazione infedele. Qui leggo che la società rappresentata ancora non disponeva di sufficienti risorse finanziarie, non c'erano state fatte le autorizzazioni, non era stato predisposto il business plan, erano tutte cose che noi già allora, ma anche allora purtroppo eravamo tacciati di complottismo, abbiamo fatto rilevare alla maggioranza di allora, di adesso punto SM. Ecco, poi arriva il cambio, insomma abbiamo cambiato il governo e credo che il primo atto, credo giustificato, che è stato fatto da questa maggioranza e questo governo è stato quello di bloccare questo progetto e non di sabotare, perché c'era qualcosa che non andava, perché nonostante tutti i dubbi, tutte le questioni che erano sorte, la stessa Commissione del Controllo della Finanza Pubblica aveva sollevato criticità, nonostante questo si era andato avanti con il pagamento e noi sapevamo di 6 milioni di euro e noi sapevamo in quel periodo, era inizio legislatura, che qualcuno premeva affinché venissero pagati gli altri 6 milioni di euro. E allora per questo siamo intervenuti subito con un ordine del giorno per chiedere di fare chiarezza. E credo che alla fine tutti i dubbi, e poi per carità, qui non si vuole fare condanne a nessuno, sarà la magistratura, però è chiaro che se in questo momento la magistratura ha attenzionato questi atti, queste procedure, credo che la magistratura debba essere lasciata lavorare, però permettetemi, sarete stati sfortunati, ma sotto questa gestione di adesso.sm cominciano a succederne un po' troppe di questioni riferite al Tribunale, perché prima il piano criminale di Conforti e Grandoni, poi la questione di asset, poi l'operazione titoli, adesso arriva anche l'operazione Netco. Io comincio a pensare, insomma, che siete stati proprio sfortunati, che vi è successo proprio tutto durante la vostra gestione. Ecco, io credo che arrivati a questo punto noi dobbiamo, insomma, come politica credo che dobbiamo rilevare che il Tribunale finalmente ha cominciato, ha dovuto anche la ritrovata serenità a lavorare, sta lavorando in tutti i sensi, insomma, e vediamo anche come mole di lavoro sta svolgendo un carico di lavoro importante. Ecco, io credo che questo, al di là di quello che dice l'opposizione, che questo governo è nato sulla giustizia, sì, la giustizia era un'emergenza all'inizio di questa legislatura. Durante il vostro mandato avete permesso di creare un tilt, il Tribunale aveva smesso di essere sereno e credo che queste indagini che vanno a tutto tondo, ma non mi riferisco solo ai casi più eclatanti, ma anche altre situazioni, credo che anche con gli strumenti che abbiamo forniti, con le nuove leggi, anche con il nuovo personale, ma soprattutto con i nuovi strumenti che abbiamo dato, credo che quello che tutti i cittadini ci hanno sempre chiesto, ovvero di vedere ristabilito uno Stato di diritto, un Tribunale che funzioni, ecco, in questo momento sta dando le risposte, quelle giuste. E credo che al di là delle polemiche, poi parleremo anche di altre questioni, su questo credo che questa maggioranza, questo governo abbia dato delle risposte adeguate a questo Paese. Grazie.